Campo de staccio, c'hai tanta gloria. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo. Mimmo. Ciao Baldino, buongiorno Ricky. Se mai tu avessi un contenzioso con la tua città, no? No, è sbagliato però. Non è così. Allora, ricominciamo, vedi che ti è venuta la tosse a dire sta cosa. Dai. Te sì, faresti vabbè. Prendere i parti da Salvini? Chi, scusa? Si chiama Salvini, come si chiama? Ma chi? Da chi stiamo a parlare? Come si chiama? Ma chi? Salvini. Enzo Salvini. Ma no! Cipolla. Chi è? Chi è? Matteo Salvini. Matteo chi? Dai però! Lascia perdere, dai. Lascia perdere. Ma quando... a me quelli che hanno le opinioni a gettone, perché magari dico questa cosa guadagno un voto, guadagno un euro in più. Sì, solo un voto. Solo se roba a tassametro. Non mi piacciono, Baldo, mi dispiace. Io cerco di andare dritto. Poi se l'altro vanno a andare zig zag facessero come gli pare. Ma io vado dritto, quindi figurate che mi può interessare Salvini. Dai, lascialo dire, ma del resto se non dicesse quello probabilmente. Non avrebbe un seguito, no? Se ce l'ha, non lo so, penso sì che ce l'abbia, ma insomma è un problema suo. Si è messo la felpa quando ha detto questa cosa su probabilmente Sotto, sì. Ok, sale, va, se fa pure caldo, finalmente comincia ad esserci una temperatura un pochino più civile, però. Senti. Come si chiama? Salvini, lasciamolo lo stare, dai, tranquillamente. Pensasse al Milan, pensasse a vedere. A proposito di Milan, Mimmo. Che è successo? Gandini qualche tempo fa disse. Sì? Scusa, non me dai, non avevo Mimmo. Fatto. No, non ho. No. Vabbè, alla che vuoi fare da grande? Ce l'hai con tutti, Mimmo. Io, io il mio obiettivo, caro Galopeira, è fare Clarence. Ti dico soltanto questo. Neanche più Gandini, voglio fare Clarence. Gandini grande, disse sì? Questa società è costruita per, insomma, perché per vincere, sì. Per competere. E cioè, anche... non ci abbiamo tutto per poter vincere. Esatto, tanto è vero che Spalletti, insomma, disse pure: allora io devo prendere in considerazione che non ho fatto bene il mio lavoro. Oh. Però io stamattina chiedevo a Baldo: se il campionato finisse così, la Roma vincesse le due partite, la Juve ne vince tutte e due, 4 punti, non è più quel grande divario. Forse non è così blasfemo pensare questo. Che le carte in regola ce l'avrebbe, poi. Sì, sì, sì. Sì, questo non c'è dubbio. Ci stiamo un pochino sgolando, perlomeno noi tre, nel dire che ci sono due tipi di Roma, una di campionato e una di Coppa. E la Roma di Coppa non ci è piaciuta per niente. La Roma di campionato continua a piacersi perché? Allora, la situazione in testa alla classifica è un pochino particolare, no? Perché pensa che tu sei al secondo posto, potresti ancora teoricamente vincere lo scudetto e vai a grattarsi o potresti anche arrivare a terzo, no? Perché esattamente, è una situazione talmente particolare. Però a me interessa un pochettino di più la prima parte del discorso, cioè noi tutti, io per primo alzo la mano, eccomi qua, mi riconoscete, sono io, abbiamo detto che il campionato sarebbe finito forse a ottobre, i primi di novembre. Il fatto che il campionato non è finito a ottobre, i primi di novembre, che poi al secondo posto sarebbe arrivata la Juve bis, ma che a due giornate dalla fine c'è ancora una squadra, in questo caso la Roma, che può insidiare il primo posto della Juventus, secondo me è un motivo di grande soddisfazione per quello che riguarda la squadra che adesso sta a 4 punti dalla Juventus. Quindi quello che dici te è giusto. È per questo che io, caro Riccardo, vorrei riprendere un pochino il discorso che avevamo cominciato ieri. Io non riesco a comprendere perché Spalletti non consideri questo suo campionato, non stagione, un campionato importante. Come ti posso dire, che non ti porterà probabilmente nessun tipo di titolo, non leva probabilmente, non ti porterà lasciamo perdere tutte le scaramanzie, però ti ha detto che comunque la squadra ha avuto un percorso importante in campionato. E allora perché Spalletti, dimmelo De Ricca, perché io non ci sto a capire più niente, perché Spalletti c'ha tutta sta voglia di andarsene e di non rimanere in una squadra in cui in campionato ha fatto no bene, ma stra benissimo. Mi aiutate a capirlo? È perché a Mimmo fino all'altra settimana non può essere solo il risultato di Roma-Juve. Assolutamente. Sembrava una stagione fallimentare. Ma da parte di? Da parte da chi la racconta.
Da parte di chi la racconta, non esattamente. Non da parte tutti. Di qualcuno che la bravo. Da parte del 75%. Da parte di qualcuno che la racconta in particolar modo. Da parte di qualcuno che la racconta in particolar modo, Riccardo. Lo sai perfettamente qual è la situazione. Però c'è anche poi un'altra parte che non la racconta in quel modo. E allora perché prendere in considerazione soltanto quelli che per motivi loro ti dicono che le cose vanno male, sono andate male, sono fallimentari, non tener conto invece di chi magari le cose le ha analizzate in maniera anche severa, ma comunque in maniera leale, posso dire questo aggettivo, leale, per cui tu dici in campionato stai facendo quello che tu dovevi fare in confronto ad una squadra che andrà a vincere il sesto scudetto di fila e per questo entrerà nella leggenda, Riccardo. Entrerà nella leggenda e tu arrivi a 4 punti, potresti arrivare a 4 punti da questa squadra. Secondo me hai fatto un campionato straordinario perché faresti addirittura anche record di punti nella tua storia. E allora quello che dicevamo un pochino ieri, non può essere un motivo futile l'idea che accompagna Spalletti nel non confermare eventualmente la sua voglia di restare alla Roma. Ci deve essere qualcosa di più importante, ci deve essere qualcosa di più grande, ci deve essere veramente un ostacolo insormontabile, perché se tu hai la voglia e hai dimostrato di sapere vincere anche determinate battaglie, poi rimani, non vai da un'altra parte, contando anche su nuovi fattori che sono legati alla società, ad esempio l'arrivo di Monchi, perché come noi possiamo pensare che questo Monchi arriva, è arrivato e non farà niente? Come non pensare invece che magari possa in qualche modo migliorare la struttura complessiva della società, mettendoci tutta la sua esperienza, magari mettendosi al fianco di un allenatore che continua, Monchi, a dire un allenatore ideale per la Roma? Perché, Riccardo, ci deve essere qualcosa, ma questo lo sa soltanto Spalletti, ci deve essere qualcosa che poi dice no, io qua proprio non ci voglio più stare per questo motivo, ma deve essere un motivo vero, non può essere motivo perché c'è un giornale che mi fa la guerra, non può essere quello, perché se il giornale ti fa una guerra ce ne stanno altri 50 che magari ti fanno una critica leale e ci sta, se ci stanno 1000 tifosi che ti fischiano, ce ne stanno altri 59.000 che ti applaudono, mi sto spiegando? Però Mimmo, perdonami, ma il cerchio, si stringe, Mimmo? Se stiamo dicendo, in che senso? No, del motivo perché lui ha deciso di Baldo, io non lo so, lo sa soltanto lui. No, un po' sotto mano. Posso fare una domanda a Mimmo? Sì, Mimmo, se stiamo noi elencando i numeri di Spalletti. Ma questo è perché io sto dicendo questo, sì. Riccardo, voglio dire, perché a me piacerebbe che lui restasse, perché sì, per me so. È un grandissimo allenatore che poi può avere i suoi difetti come uomo, ma insomma chi sto io per giudicare un uomo? L'abbiamo parlato ieri, a me piacerebbe un altro suo approccio con il prossimo, ma quello è carattere. Però se noi discutiamo lo Spalletti allenatore vuol dire che non abbiamo capito niente. E poi dopo allora però perdonami Mimmo, giustamente prendo spunto da quello che dici tu, i numeri sono eccezionali, allenatore, perché ci dovrebbe essere 50% di gente che lo fischia? Io non ho parlato del 50%, però, No, chiedo scusa, avevo capito. No, io ho detto se c'è 1000 persone su 60.000 che te fischiano. Ah, ok. 59.000 d'applauso. Ah, no, avevo capito male io. No, sì, probabilmente o forse mi ero spiegato. No, avevo capito male io, amici. Però ti dicevo che se tu sei così forte, se tu hai la determinazione di voler restare, tu resti, perché la società, per finta, per scherzo, per davvero, te lo sta chiedendo, perché la società non perde occasione per dirti che tu sei l'allenatore ideale. E la società poi a un certo momento te lo continuerà a dire e poi smetterà di dirtelo, e allora dovrà fare altre scelte. Ma oggi, a giudicare dalle dichiarazioni che possono essere anche un pochino paraculesche, quello che vi pare a voi, ma la Roma non ha mai detto qualcosa che non sia legata ad un'eventuale voglia di confermare Spalletti. E allora, dato che questo è un pochino l'argomento, oltre ovviamente queste due partite che mancano alla fine del campionato, che serviranno a Roma, speriamo, per confermare il secondo posto, c'è questo punto interrogativo, perlomeno che mi riguarda, che mi intriga anche un pochino, riuscire a capire qual è il vero. Allora, ieri, ti ricordi, raccontavamo della famosa storia, la pena del contratto ce l'hanno in mani i calciatori, giusto? Sì. Ok? Ne abbiamo parlato. Ma più di quello che hanno dimostrato i giocatori contro la Juventus, che secondo me ci hanno messo qualcosa veramente come gruppo, e quando tu parli di gruppo vuol dire che dentro il gruppo c'è anche l'allenatore. Ma che cosa ti deve più, che cosa ti devono dimostrare di più i calciatori? Che non hanno mollato in campionato,
poi parleremo dell'aspetto delle coppe, non hanno mai mollato in campionato e che nonostante tutto stanno a 2 giornate dalla fine a 4 punti dallo scudetto, teoricamente ancora possono vincere lo scudetto. Che cosa non devo dimostrare di più all'allenatore? Che ci tengono? Che giocano anche per lui? Non lo so, giocano pisordi, Ubaldo lo sappiamo, no, giocano, giocano tutti pisordi, c'è manco un dubbio. Giocano qui c'è uno solo, c'è solo un calciatore della Roma che recentemente ha detto: ma perché vedo via per culo? Io non rinnovo il contratto perché volevo più soldi, ve lo ricordate Riccardo? Sì, e questa sì, è una cosa che a te hai sempre sottolineato, perché sì, si tratta di un calciatore, Daniele De Rossi, sì, che non ha mai giocato con le parole, ha è detto vero, io devo rinnovare il contratto, non è che stavo lì a dire no, mo vedemo, no no, io volevo più soldi e non lo rinnovo perché non mi davano i soldi che volevo io. E allora questa significa parlare in maniera cruda, benissimo, però vera, corretta, allora, sì, allora i giocatori giocano più soldi, però ovviamente se non c'è uno, se non ce n'è uno che non perda l'occasione per dire io spero che Spalletti resti, io spero che Spalletti resti, vuol dire che in fondo un pochino di stima in questo allenatore ce l'hanno. Allora io sembra che sto a fare il procuratore di Spalletti adesso, me ne rendo veramente conto, ma a me l'allenatore piace, io sono convinto che sia veramente, ieri facciamo la classifica, i top, no? Le fasce. Spalletti in Italia è un top allenatore, ma poi a livello europeo noi forse ci siamo dimenticati che comunque è andato in Russia, ha vinto quello che ha vinto con lo Zenit di San Pietroburgo, quindi magari no, certo, non ha allenato Chelsea, non ha allenato Real Madrid, non ha allenato quello che vi pare a voi, però comunque è andato lì in Russia, ha vinto pure lì, quindi perché? Allora a me piacerebbe Bimbo, ma se me lo dici tra 2 minuti? Se ce lo dice Spalletti sarebbe meglio. No, ma voglio sapere da te. Due minuti, Porco acceso. Mimmo! Eccolo Ricky. Mimmo, ti faccio una domanda, no? Ma se Roma-Genova fosse a tutti gli effetti una partita di calcio, nel senso che il Genova ancora lottasse, perché io non ho capito se il Torino, se non batte il Torino, diventa fondamentale la partita di Roma, no? Per potersi salvare. Sì, cioè, se il Crotone vince e il Genova non batte, ecco, diventa. Ma da Roma, che meglio del Genova, ci interessa relativamente. No, perché è Roma-Genova l'ultima, no? Sì, sì, ma allora io la metto così: se la Roma avesse ancora la necessità, l'obbligo di prendere 3 punti per confermare sì, il secondo posto, se o viene altro in Genova già retrocesso, si presume che insomma, no? Sì, sì, però sì, ok. Poi, oppure già salvo, diciamo così. Oppure già salvo. A quel punto diventa una partita a tutti gli effetti. Sì. Ed è il Totti Day quello che immaginano i tifosi? Sarebbe. Innanzitutto è Roma-Genova, ok. Poi, no, perché io in tutto a Sofia leggevo, sì, per il Totti Day, il stadio esaurito, i fila, sì, i botteghini. Sì. Allora, esattamente, quello è successo, lo stadio esaurito, ci sarà una cornice di pubblico imponente. Io quando mi è capitato di dire le cose, anche di scrivere qualche cosa, ho sempre detto l'ultima partita di Totti, il Totti Day, a patto che Spalletti lo faccia giocare, ma che non era una battuta, era semplicemente un dato di fatto, una constatazione, perché occorrerà poi, cioè non è che Totti va in campo per conto suo, ci deve essere qualcuno che lo fa giocare. Allora la domanda che tu fai è una domanda giusta, nel senso che visto che c'è la possibilità che questa partita possa essere ancora una partita vera e non l'ultima partita di campionato con tutte e due le squadre ormai tranquille in vacanza, che cosa potrebbe accadere? Questo è un interrogativo che ce lo stiamo portando dietro. Però adesso parlare 15 giorni prima un pochino sarebbe giocare d'anticipo. A regola di logica, a regola di Bazzia, come si diceva una volta, probabilmente se Totti non è mai stato impiegato titolare raramente in questa stagione, soltanto all'inizio, pensare in una partita ancora importante e delicata che Totti possa andare in campo all'inizio mi sembra un pochino azzardato, però poi sono tutte chiacchiere che non valgono una lira, perché un allenatore poi ti dice non l'ho fatto giocare per questo o quest'altro motivo, oppure ti può dire lo faccio giocare per questo o quest'altro motivo. Quindi insomma c'è molta curiosità sotto questo aspetto. Una cosa mi sembra insomma abbastanza chiara, no Riccardo? Se sarà l'ultima partita di Totti, in qualche modo Totti poi la giocherà, se non dall'inizio una porzione di partita e tutto quanto, insomma non penso che Totti non vada in campo contro il Genoa. Poi se ci vada all'inizio, se ci va poi già a gara cominciata, è un altro discorso, ma insomma credo che lui andrà in campo per quella che sarà la sua ultima partita con la Roma. Poi questo non significa che lui smetterà di giocare al calcio, perlomeno questo non l'ha ancora annunciato, ma di certo sarà la sua ultima partita con la Roma, perché se uno vuole giocare con la Roma, Riccardo, pure quello era il sogno tuo, no? Cioè, certo, sai che voglio giocare a Roma, però
ci vuole pure che qualcuno che te faccia il contratto. E sì, la Roma è stata chiarissima. La Roma è stata chiarissima, la carriera di calciatore di Totti per la Roma finisce con Roma-Genoa, poi quello che succederà lo deciderà lui. C'è un contratto che è già pronto lì di 6 anni da dirigente, magari Totti dice a me che di questo non me ne frega niente perché voglio continuare a giocare, andrà da un'altra parte. Io non lo so. Mimmo, a quel punto credo poco. Ti chiedo scusa, ma è veramente una curiosità che mi nasce adesso mentre dici questa cosa. Sì. Se lui andasse a giocare un altro anno, quel contratto avrebbe valore comunque? Da quello che so io, nel momento in cui lui non accetta il passaggio diretto, non vale più. Da quello che so io, da quello che mi è stato raccontato. Cioè, se lui smesso di fare il calciatore con la Roma, va a giocare da un'altra parte, quel contratto lì non esiste più. Questo è quello che mi hanno raccontato, poi magari mi hanno raccontato una bugia. E anche una sua logica il fatto che quel contratto poi decadrebbe, no? Perché la società ti dà la possibilità di passare dal campo alla scrivania in maniera diretta, è difficile pensare che tu vai a giocare, che ne so, un altro anno, altri 2 anni da un'altra parte, dici ok, allora mo torno e indossa la scrivania mia. Capito, Ricca? È sembrato un discorso. Mimmo, di logica. Ti chiedo scusa, nel caso in cui Totti decidesse, tanto veramente adesso ha ragione lui, mancano 2 settimane e poi qualcosa dirà, decidesse che gli va ancora di giocare, io poi non so quale sole, Miami, stamattina leggevo perché no, intrigante, una cosa e tutte queste cose qua. Avrebbe deciso lui di andare via o la Roma l'avrebbe costretta ad andare via? No, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare una cosa in tutta questa faccenda, che l'11 giugno del 2016, se non ricordo male la data, era giugno 2016, quando la Roma e Totti hanno rinnovato l'accordo per continuare a giocare il calciatore un anno, era stato concordato fra le parti, tanto è vero che la Roma lo mise anche nel comunicato, che sarebbe stata l'ultima stagione da calciatore di Totti. Quindi insomma la Roma, non credo che qualcuno potrebbe dire la Roma ha costretto Totti a smettere, perché c'era stato un accordo tra le parti nel giugno dello scorso anno e così diceva che questo sarebbe stato l'ultimo anno. Poi io immagino che nella testa di Francesco sia stata pure di vabbè, tanto facciamo questo, poi magari te faccio un'altra bella stagione, dimostro ancora di poterci stacco tutto me stesso e magari qualcosa cambia, non lo so quello che ci poteva stare nella sua testa. Però io ti parlo da parte della Roma. La Roma era stata chiara, nel senso che il contratto l'avevano firmato tutte e due, nel momento in cui firmi un contratto, e poi quello deve valere. Poi io immagino che ognuno faccia le sue valutazioni, si senta in un certo modo, non si senta in un altro, Riccardo. Però dire che la Roma ha costretto Totti a smettere di giocare al calcio adesso, no, perché c'è un accordo di un anno fa. Poi se Ricca, poi questa è una città in cui Mimmo, siccome ho intravista Autista del Purma dall'altra parte. No, ecco. Cara, però c'ho una domanda, però. Ma chi è Vettel? Chi avete preso? Vettel? Sì, Sebastian. Sebastian. Cioè, ma aspetti, però dopo te la faccio. Però bene. Guarda che è intrigante, Capito? Vai. Roma chiamò. Mimmo! Sono tutte orecchie, Ricca, dimmi tutto. Ami, quando è stato fatto l'ultimo contratto dell'ultimo anno che la Roma avrebbe sbagliato nel caso in cui avesse dato, diciamo così, il contentino a Totti, come dire vabbè, che fai, è un giocatore che tutta sto popò di storia non lo fai un altro anno. Se l'avesse fatto solo per quello probabilmente avrebbe sbagliato. Secondo te, in quel tentativo, che peraltro c'è stato un momento che si è andati proprio vicino alla rottura, nel senso, assolutamente sì, cioè nessuno se lo deve dimenticare, no? Perché non è che poi la storia se lo dimentica. Lo scorso anno la Roma non voleva rinnovare il contratto a Totti, non voleva assolutamente no. Un giorno se ci verrà data la possibilità magari racconteremo anche qualcosina, però dovremo chiedere a quelli che erano presenti la possibilità il permesso per poter raccontare delle cose. Perché ci vuole il permesso, Ricca? Perché ne sono confidenze? Beh, diciamo che a me Ubaldo ci è capitato di stare in una cena importante dove nacquero delle cose. Vabbè, detto questo, comunque, però okay, a cena, le cose estetiche in a cena non si raccontano mai, questo è vero. E allora Mimmo, Vino Veritas. Ti dico questa cosa, dopo un anno, quali delle due parti, se mai fosse accaduto, avrebbe... Non c'ho qui Gabriele, si dice contravvenuto? Sì, anche contravvenzione volendo, dai. Chi avrebbe contravvenzione, chi non avrebbe mantenuto i pattimi? Ma io penso che nessuno, cioè che tutti hanno fatto quello che dovevano fare. Totti ha fatto il calciatore, la società
da parte sua, non so quello che ha fatto o quello che non ha fatto, non lo so, però poi c'era un allenatore che decideva chi far giocare o meno, e se l'allenatore non era reputato tante volte, tantissime volte, quasi sempre, che Totti non era in grado di andare in campo al primo minuto, poi l'allenatore sta lì, è pagato dalla società per fare delle scelte. Poi noi possiamo dire stavolta ha sbagliato, quella volta ha fatto bene, quell'altra volta ha sbagliato, ma insomma Totti ha fatto il suo, ha fatto il calciatore in linea generale, poi non l'ha potuto fare perché, come non l'ha potuto fare Gerson, per dirti, che non è stato impiegato, però certo l'accostamento capisco che è un pochino blasfemo, ma con tutto rispetto ovviamente, però sono due situazioni di due calciatori che hanno giocato pochissimo, anzi uno ha giocato forse anche meno, però uno faceva il suo mestiere, la società aveva dato la possibilità a uno di fare il suo mestiere, di mezzo c'era un allenatore che ha deciso lui chi far giocare o meno, però l'allenatore deve avere questa possibilità, se no che allenatore è? Non penso che qualcuno abbia contravvenzionato Riccà qualche cosa, tanto per stare nei due termini, ognuno ha fatto il proprio mestiere. Noi possiamo criticare alcune scelte, magari di chi ha deciso appunto che Totti non dovesse giocare, però fa parte di un altro tipo di discorso, fa parte di un'altra faccenda questo, insomma si va su valutazioni, non c'è una valutazione unica per tutta quanta la faccenda, insomma io mi sento di dire questo rispettando quelle che sono state le parole della passata stagione, e credo che quelle parole le sapessero tutti, insomma l'unico che probabilmente ha vissuto male tutta questa faccenda è stato proprio Spalletti, perché si è magari sentito coinvolto in una faccenda nella quale non si voleva sentire coinvolto, o in qualche modo pensava di poterla vivere in altra maniera, aiutato forse più dalla società che dal giocatore, perché Ubaldo, tu sei stato calciatore, sai perfettamente che uno può giocare sempre, cioè non c'è, poi 18, c'è poi 41 anni, se poi fai il calciatore il tuo obiettivo è quello di giocare, e forse questo è per tornare, scusami Riccardo, all'inizio del collegamento, quando parlavamo fra i tanti motivi che non stanno spingendo Spalletti, nonostante delle pressioni della società, a firmare il rinnovo. Beh, insomma, io vorrei saperla questa verità, e credo, ragionando, scartando questo, scartando quello, un qualcosa di Spalletti nei confronti della società ci sia, un comportamento secondo lui non in regola, non so quale possa essere, magari io posso avere delle idee, ma non so nella testa di Spalletti, e torno a ripeterti quello che ti ho detto prima, se uno va via da Roma, nonostante le continue pressioni da parte della società per restare, vuol dire che ci deve essere veramente un motivo grave, un motivo importante, un ostacolo insormontabile. Pensate quanto è forte st'uomo. Spalletti? Senti Mimmo, secondo la... No, però Ubaldo, qui noi dovremmo fare un'altra trasmissione fine ai due, però se tu dici questa cosa... Allora semi. Te lo dico. Se si aspettava qualcosa dalla società, ok, è stato messo da solo, situazione di Totti messi a confronto, gestione della squadra, gestione del risultato finale, ambizioni, pensa a te che compito che tu ci fa parte dell'allenatore, No, tante cose. Ma, no. Bravo, infatti te l'ho detto ieri, la forza del allenatore la fa la forza della società. Tante no. E allora cominciassero però a tirar fuori la verità, cominciassero a essere sinceri un pochino tutti per raccontare le cose come stanno, perché nelle nostre valutazioni, le mie, le tue, quelle di Riccardo e di tutti i tifosi della Roma, ma non solo della Roma, ci può anche stare Spalletti non firma perché c'ha i soldi doppi da un'altra parte, Ci può stare come idea, no Riccà? Sì, come no. Quindi c'è sta tutto, sono professionisti, ha detto lui perché io alla Juve perché no, io all'Inter perché no, questo l'ha detto Spalletti, quindi nelle nostre valutazioni ci può stare qualsiasi tipo di pensiero, qualsiasi ipotesi, però deve essere una cosa forte, cioè io capirei, pensa come sono fatto, no? Dici guarda c'è sta la squadra XY che mi offre 5 volte quello che più alla Roma, benissimo, chi te dice niente? Vai tranquillo, sarebbe da matti non nasce, però dillo, cioè dillo che vai lì per quel motivo, ti faccio il discorso prima dei De Rossi, ok Ricca? Sì. Non mi veni a dire, mi fai capire, mi dice, non me non dici. Oh, fuori la sincerità, fuori la verità, questo io dico. Non rimani perché c'hai paura che non riesci a gestire la società, non è la... oppure perché tu è l'ombra dei Totti, o perché tu pensi che il gap con la Juve non lo colmerà mai perché gli investimenti non saranno, eccetera. Raccontiamo queste cose alla gente, no? Perché no,
si va avanti per tutta una serie di ipotesi, ognuno si fa la sua ipotesi, poi sai che succede ricca in questa città, che una volta era fantastica, che le ipotesi diventano verità. A proposito di questo, Mimmo, la signora Carla dà la colpa a me e a Ubaldo, evidentemente, di non avere il coraggio di dire a te che il problema di Spalletti è Totti. Grande ipocrisia, ci scrive. O stiamo dicendo... Stiamo dicendo abbiamo fatto tutto un ventaglio di ipotesi. Io a me dispiace se gli ascoltatori non, se con loro non sono chiaro, cercherò di essere ancora più chiaro. No, ma non era per te, probabilmente. Perché no, dice ma... così. Perché non dite a Mimmo Ferretti che la ragione importante prendere cui, vabbè, per cui credo volesse dire, per cui Spalletti va via si chiama Totti, grande ipocrisia. Grande ipocrisia, va bene, ma da parte di chi? Mia e Ubaldo, evidentemente, che non te lo chiedevo. No, però io non conosco la signora, però se la signora c'ha queste notizie, sono contento per lei, nel senso che se lei sa che il motivo è quello, bene, io non sono sicuro che sia questo, io lo metto in un ventaglio di ipotesi che potrebbe essere anche questo, però se fosse vero questo, io ricordo alla signora Carla che Totti fra 2 settimane non è più un calciatore della Roma. Quindi qual è il problema? Se Spalletti rimane l'anno prossimo in rosa, Totti non ce l'ha. E nello spogliatoio? Nello spogliatoio dipenderà da quello che sarà in grado di fare la società, e torno da Ubaldo. Vedi che il discorso poi c'ha sempre una fine e un inizio che ti riportano allo stesso punto, perché tu società forte e tu c'hai qualcuno che decide, tu se c'hai Totti che ti fa il dirigente, tu trovi la maniera di fargli fare il dirigente se ci tieni, ma questo non significa che lo devi mettere in contrapposizione con l'allenatore. Guarda che la faccenda sembra molto complicata, ma in realtà non è così complicata. La verità vera, lo sai qual è, Riccardo? Che Spalletti ad oggi non c'ha intenzione di restare a Roma, ma veramente. Se lui avesse un minimo di voglia di restare, la situazione la trovi. Qualcuno se scorna, qualcuno ci rimette qualche cosa. Ma che cosa conta, Riccardo? Conta il singolo o conta la Roma? Certo, fatte conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Ubaldo, ciao, grazie Mimmo. Riccardo, grazie ciao Mimmo, ciao, 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 ciao.